Buongiorno fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Innanzitutto, buon inizio di weekend, buon sabato e buona Pasqua a tutti. Ci siamo. Stanotte cambia pure l'orario, tra l'altro, si spostano le lancette di un'ora avanti. E oggi pomeriggio alle ore 18, prima che accada tutto ciò, ci sarà Lazio-Juventus. Riprende la Serie A, ragazzi. Riprende la Serie A con una partita complicata, perché giocare contro la Lazio all'Olimpico è sempre stata una sfida complicata. Mi sveglio stamattina, ragazzi, come tutti i giorni, apro le pagine per leggere un po' di notizie sportive, magari, che ne so, leggere qualche novità, e la novità l'ho trovata purtroppo. L'ho trovata la novità purtroppo, e non farà piacere a nessuno di voi che starà guardando questo video e che avrà già dedotto dal titolo, ovviamente. Mattia De Sciglio, ragazzi, torna titolare nella Juventus dopo non so quanto tempo, non so quanti mesi, 10, 11, non lo so, ragazzi, non ricordo con precisione. Ecco, ragazzi, quando si tratta dei suoi pupilli, anche se tornano dopo 2 o 3 anni di inattività, lui li butta subito in campo. Perché da che mondo è mondo, quando c'è un giocatore che rientra da un infortunio come quello che ha subito De Sciglio, ovvero la rottura del legamento crociato, penso che ci dovrebbe essere un reinserimento graduale in campo, o mi sbaglio? Così come è stato per Chiesa, così come dovrebbe essere per Jalò. Farà giocare prima De Sciglio che Jalò, eh? E Jalò penso che sia avanti rispetto a De Sciglio. Però, siccome De Sciglio è un pupillo suo, allora lì si alzano le mani, capito? Quindi, a De Sciglio di Toler. Che state scherzando, ragazzi? Allora, io capisco l'emergenza, capisco tutto, capisco il periodo, ma proprio lui è proprio questo, ragazzi. Lui è fatto proprio così. Hai voglia tu a dire, fare, sbraitare, lamentarsi? Lui è questo, ragazzi. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Lui è questo, lo è sempre stato, lo sarà sempre. E spero che siano le ultime 9 partite in campionato con Allegri in panchina, seduto sulla nostra panchina. Per cui, ragazzi, cioè, ripeto, quando si tratta dei suoi pupilli, non ci sono infortuni che tengano. Cioè, lui li butta proprio in campo senza problemi. Perché De Sciglio è un suo pupillo, lo ha voluto lui alla Juventus. 17 o 18 milioni di euro buttati nel cesso. Lo ha voluto lui alla Juventus, De Sciglio. Non è che l'ho voluto io. Il fatto che De Sciglio si sia fatto 7-8 anni alla Juventus, ragazzi, un giocatore come De Sciglio rende l'idea. A me non me ne frega niente se ho un ottimo gregario, un buon gregario. Un giocatore come De Sciglio non può giocare da Juventus, non può vestire una maglia come la Juventus. Assolutamente, ragazzi. E spero che anche per lui sia l'ultimo anno, o comunque non lo so, ragazzi. Io no, mi sembra che ce l'abbia il 2025 il contratto in scadenza De Sciglio, se non ricordo male. Comunque, detto questo, ragazzi, questa è la novità che ho trovato stamattina, novità di merda, purtroppo. Figurati se trovavo qualcosa di bello. Ma che? Per noi juventini in questi anni trovare qualcosa di bello è come trovare un ago nel pagliaio, come riuscire a cercare un ago nel pagliaio. Quindi, cosa estremamente ardua, difficile, quasi impossibile. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti. Buon sabato, ragazzi. Vediamo se riuscirò a fare il video post partita, perché se le partite sono tutte uguali, di che cazzo parlo? Devo dire sempre le solite cose nel video. Mi basta andare a prendere i post partita di 2 o 3 anni fa, metteteli in confronto con quelli di oggi e sono uguali. Vediamo, ragazzi. Se avrò voglia lo farò, altrimenti ci vediamo prossimamente. Buon proseguimento di giornata a tutti. Sempre Forza Juve, ovviamente.